Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Allora, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi, nuovissimo video, un po', diciamo così, chiacchiericcio. Facciamo 4 chiacchiere sul Grande Fratello VIP. Ho pensato di farvi questo video perché io quest'anno il Grande Fratello VIP lo sto seguendo tantissimo. Mi piacciono tantissimi i concorrenti, tutte le dinamiche che si sono create e loro detto: perché no? Perché non chiedere se interessano dei video su YouTube che riguardano il Grande Fratello VIP? E allora io nelle storie vi ho messo un bellissimo sondaggino a cui non mi aspettavo così tanta positività. Avete in molti, non tutti, risposto di sì che vi interessavano dei video a tema Grande Fratello VIP. Lo so benissimo che non è un argomento, diciamo così, che possa interessare a tutti, lo so molto bene, ma non preoccupatevi voi altri che non guardate il GF VIP. Nei prossimi giorni e settimane arriveranno tante, ma dico tante, tante sorprese, ok? Quindi, oggi però, magari se volete così, non so, sentire cosa succede nella casa più spiata d'Italia, vi mettete comodi e iniziamo a parlare di questi vipponi, come dice Alfonso Signorini. Molto bene, iniziamo. Come sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, quest'anno ci sono stati un sacco di VIP, c'è chi esce, c'è chi entra, chi viene squalificato, chi invece viene riammesso, un casino, VIP che entrano e VIP che escono, ma quello che è saltato subito all'occhio di questa edizione è la forte divisione che c'è stata fin dalle prime settimane di due gruppi, che sono stati, diciamo così, formati grazie ai posti letto, perché praticamente si è formato un gruppo che fa parte della camera blu e un gruppo della camera arancione, questi due colori perché gli arredi sono di questi due colori, cioè non perché giocavano a squadre, io rosso, io verde, no, semplicemente per questo. La stanza blu da chi è formata ad oggi, quindi con anche l'eliminazione e tutto quanto, è formata da Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Stefano Orlando, Massimiliano Morra, Francesco Oppini e la nuova entrata giusto giusto dell'ultima puntata, Selvaggia Roma. Ma diciamo che la stanza blu originaria sarebbero i primi quattro che vi ho detto, ovvero Tommaso, Stefania, Maria Teresa e Massimiliano. Molto bene. L'altra stanza arancione abbiamo quasi tutti gli altri concorrenti, quindi Pierpaolo, Elisabetta Gregoraci, Enoch, Andrea Zelletta. Basta, gli altri non me li ricordo, ma comunque sono loro il fulcro, perché poi abbiamo altri due concorrenti che sono Dayani e Adua del Vesco, che è diventata anche Rosalia. Adua del Vesco. Vabbè, io parto dicendovi che sono completamente fan della stanza blu e i miei due VIP preferiti di quest'anno sono in assoluto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che oltretutto sono molto complici all'interno della casa. Quindi io inizierei a parlare di appunto Tommaso, Stefania, Francesco Pini e tutta questa cricca. Perché da quando è iniziato il programma io devo dire che Tommaso si è molto fatto notare. Diciamo che si è vista la sua bravura a condurre un gioco, a saper creare dinamiche, a saper stare all'interno di una casa, di un reality soprattutto. E quindi molto bravo Tommaso, chapeau, io ti faccio i miei più grandi complimenti. Super rivelazione Stefania, di cui sono praticamente definiti da, proprio da loro, il gatto e la volpe della casa. Stefania io la adoro ragazzi, una che comunque vuole sempre sapere un po' tutto, i gossip, che vuole sapere il parere di questo, di quello. E ovviamente nella casa dall'inizio è stata attaccata dicendo che tu ti metti sempre in mezzo, non ti fai gli affari tuoi. Scusami, no? Sei venuto al Grande Fratello per fare che? Pettinare le bambole, pulire i piatti o interessarsi di quello che succede nella casa? Quindi brava Stefania, sono con te. Il terzo componente, possiamo dire, di un trio è Francesco Pini. Praticamente super miglior amico ad oggi di Tommaso Zorzi, che se ne sono detti di cotte, di crude, hanno litigato. Devo dire che Tommaso ha davvero un carattere molto molto difficile, possiamo dire, e pure Francesco, diciamo così, che non molla, come anche giusto che sia. Comunque fra alti e bassi la loro amicizia io devo dire che mi piace. Devo ammettervi che Francesco non riesco ancora bene ad inquadrarlo, perché ci sono certe cose che mi piacciono, altre che non mi piacciono, come ad esempio mi piace il fatto che comunque cerchi Tommaso, sia presente nel suo percorso,
ovviamente non sia in alcun tipo omofobo, non discrimina assolutamente l'amore in tutte le sue forme, eccetera, eccetera, ma questo, grazie a Dio, in questa edizione è molto, molto sdoganato, questo pensiero becero che appunto una persona possa essere gay o lesbica. Devo dire che sono degli argomenti che non sono un tabù, fortunatamente, in questa edizione. Però appunto Francesco non riesco ancora a inquadrarlo. Per quanto riguarda Maria Teresa Ruta, ragazzi, io quella donna la amo. Quella donna in quella casa è il top, fa tutto, ragazzi. 16 puntate, 13 volte in nomination, praticamente sempre, l'hanno sempre nominato tutti. E noi, perché mi ci metto dentro anch'io pubblico, l'abbiamo sempre salvata. Maria Teresa, noi siamo con te, non smetteremo mai di sostenerti. Poi vediamo ad un rapporto che è stato definito, vado proprio dritto al punto, un'amicizia speciale. Quella fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, mi sembra, una roba del genere, Pierpaolo. Un'amicizia speciale? Ma che cosa minchia vuol dire? No, ora voi mi dite, per favore, scrivetemi, non lo so, giù sotto i miei commenti, cosa vuol dire amicizia speciale. Praticamente, in breve, cosa succede? Pierpaolo, innamorato perso della Gregoraci, la Gregoraci non gliela molla. Detto proprio in parole povere. Allora, io di questa storia devo essere sincero. Tutti ad attaccare Elisabetta Gregoraci dicendogli tu sei falsa, stai usando Pierpaolo, non ti interessa diglielo subito, eccetera, eccetera. Allora, io credo questo. Pierpaolo è super innamorato, comunque super preso da questa cosa con Elisabetta. Elisabetta non lo è. Ora, inizialmente c'era stato il dubbio che ci fosse qualcuno fuori, perché lei nella casa dava dei segnali in codice dando due colpetti sul cuore, così. In ogni clip, raga, lei tac-tac, tac-tac, sempre. A quanto pare questi colpetti erano rivolti a degli amici. Ora, noi non lo sappiamo, ma vabbè. Comunque sta di fatto che Elisabetta ha sempre dato comunque, diciamo così, forma a un possibile amore, perché comunque stava agli abbracci, stava vicino a Pierpaolo, non si sono mai baciati, questo bisogna dirlo, perché lei, è vero, questa cosa l'ha sempre messa in chiaro. Comunque io penso che sì, magari Elisabetta sia sincera nel dire Pierpaolo, guarda, io non voglio niente, però comunque voglia questo tipo di amicizia. Ora un po' controsenso, perché comunque tu gli dici no, guarda, non voglio niente, poi ti abbracci, ti strusci, fai un po' i balletti sensuali, fai finta delle posizioni in cui vorreste farlo. Ora, va bene tutto, ma se c'è una semplice amicizia non fai queste cose. Quindi, cioè, anche meno se tu non vuoi che si parli di questa cosa, che potrebbe esserci una storia, fai magari un passo indietro rispetto a certi determinati comportamenti. Quindi per quello mi fanno un po' sospettare. Altro argomento super chiacchierato sono stati i famosi comodini. È stato dato questo appellativo a chi nella casa praticamente non ha mai preso posizione, non si è mai fatta sentire, ma non nel senso di imporsi in qualche situazione, proprio parlando, cioè non parlano questi, ok? Non hanno un pensiero loro, non sanno solo appoggiarsi a quello che gli altri dicono, a caratteri magari più forti come Elisabetta, Tommaso, eccetera, eccetera, e quindi loro si appoggiano. Sto parlando di Andrea Zelletta, Enoch e Massimiliano Morra. Cioè, io non so più che dire, raga. Cioè, proprio ridicoli. La cosa peggiore, che a me è quella che dà più fastidio in assoluto di queste persone, è che quando li tocchi poi su questo argomento, diventano animali, ragazzi, diventano delle bestie, si arrabbiano, tirano fuori un'aggressività anche in confronti delle donne, che anche meno ovviamente, che proprio è ingiustificata ed esagerata. Quindi per quanto mi riguarda queste tre persone possono benissimo uscire. È lo che Andrea, per me sono peggio, perché loro magari avrebbero da dire alcune cose, hanno un loro pensiero, ma preferiscono appoggiarsi e seguire un po' le onde, così per essere un po' parati, quella che si chiama appunto paraculaggine, ma a livelli proprio potenti. Veniamo alla contessa Patrizia De Blanc, ormai molto famosissima per i suoi vaffan, che io ovviamente qua non posso dirvi. Raga, io se all'inizio potevo trovare scherzoso questo suo modo, mi stava un po' simpatica, dopo due puntate già qui, proprio come un boccone di pane che mi sta strozzando, che mi sta andando nei polmoni invece che dritto nello stomaco. Non ne posso più. Oltretutto, pensa di essere furba, pensa di essere amata anche fuori dal pubblico, ma è tutto il contrario. Non la sopporto più nessuno, tutti la vogliono fuori. Ma veniamo ai concorrenti appena appena entrati, che posso dirvi Giulia Salemi e Selvaggia Roma, perché Stefano Bettarini
è durato meno di un gatto in tangenziale, ha tirato una bella bestemmia e ciaone. Squalificato, ma comunque adoro perché mi stavo sulle palle. Ma Giulia Salemi mi piace, devo dire, come concorrente, crea dinamiche, è presente, dice la sua, quindi ok. Selvaggia Roma, raga, è entrata da su per giù 7 secondi? È esploso il finimondo. Finita la puntata si mettono al tavolo Tommaso, Stefania, io li amo, Tommaso, Stefania, Maria Teresa e altri, c'erano anche Elisabetta, così. Perché in puntata praticamente quando è entrata Selvaggia è entrata dicendo che appunto lei vorrebbe riconquistare Pierpaolo perché c'erano stati dei baci, ma vabbè. Tommaso gli chiede al tavolo, tu conoscevi qualcun altro prima di entrare qui? E parla appunto di Enoch. Parla di Enoch e a un certo punto dice, sì, ci siamo anche baciati. A quel punto tutti un po' così scioccati gli dicono, ma quando vi siete baciati? E quest'estate? Raga, qui la reazione di tutti, tutti scioccati, no vabbè io prendo, me ne vado, tutti impietriti da questa cosa, perché? Perché Enoch dice di essere fidanzato ormai da molto prima dell'estate, e allora a quanto pare lancia questa bomba che Selvaggia Roma si è baciata con Enoch mentre Enoch era fidanzato. Non vi dico la reazione di Enoch, come vi dicevo prima, appena viene toccato in qualche modo, parte con questa aggressività assurda, inizia a dire delle cose orrende, inizia a minacciare Selvaggia Roma, se tu continui a parlare io dico delle cose su di te che è meglio che non dico, cioè queste frasi un po' così per farsi grande, ma vabbè. Ora, io non so a chi credere, nel senso che non saprei, Enoch non so se è un ragazzo che fa queste cose, non credo, dall'altra parte perché una deve inventarsi tutto ciò. Ora, è vero che sei venuta dentro la casa del grande fratello e che quindi queste cose fanno sempre comodo un po' dirle, però addirittura inventarsi un bacio, quindi insinuare che lui avesse tradito la sua ragazza e tutte queste cose, ora va bene che vuoi far parlare di te, ma questa è un po' un'azione suicida se la fai per lo scopo solo di far parlare di te e non è vero. Poi le ha detto che ci sono dei messaggi, perché lui poi l'ha invitata anche in hotel, però quella sera era ubriaco marcio e quindi io, lei dice, io non è che vengo in hotel da te mentre tu sei ubriaco e faccio quella un po' la poco di buono, ecco, diciamo così. Quindi, ovviamente, le due campane, non si sa, ovviamente nella prossima puntata questo uscirà sicuramente. Daiani ha partecipato già a tantissimi altri programmi, anche l'unico che mi ricordo è Pechino Express, comunque. Diciamo che non ha una buonissima reputazione, però nella casa diciamo che ha fatto molto casino, possiamo dire, inizialmente, ve lo dico per chi non si ricordasse, diciamo così, flirtando un po' con Francesco Pini. Vi ricordo che Francesco anche lui è fidanzato e ovviamente Francesco ha detto, no guarda sono fidanzato, grazie e vado avanti. Quindi ha preso un bellissimo palo da Daiani e da lì sono iniziati i problemi, gli insulti, parolacce con Francesco. Io Daiani vi dico la verità, raga, non la capisco e tendo a non sopportarla. Perché se è vero che gli hanno, diciamo così, buttato molta merda addosso in queste ultime puntate e delle parole sono state davvero eccessive e che non si possono utilizzare, io devo ammettere che trovo un po' questo modo supponente di, diciamo così, imporsi. Una cosa che mi dà molto fastidio e che spero di farmi capire quando dirò questa cosa è che Daiani, ora, vi ho appena parlato, il discorso sulla violenza delle donne, sulla parità di sessi e tutto quanto, importantissima, che io sostengo al 101%. Lo sosterrei anche nel caso di Daiani se Daiani non lo usasse per qualsiasi cosa. Perché quando viene attaccata da Jan su qualsiasi cosa, lei tira in ballo questo argomento. Se allora deve essere un capo espiatorio per difenderti, per cercare di essere difesa, ecco che però forse sei peggio di chi invece ti accusa di altro. Ora non venirmi a dire ogni volta che ti si dice A su una cosa, che ti si commenta un qualcosina tu, ma io sono donna, non puoi dirmelo. Alcune cose non devono essere dette, però se ti attaccano su determinate cose non può essere una scusa per difenderti o per essere difesa.
Concludo dandovi un parere sul conduttore Alfonso Signorini: a me non piace per nulla. I due opinionisti, Antonelli e Pupo. Pupo, ragazzi, io ho un odio che non potete capire, inutile, fa di quelle battute oscene, assurde, sessiste, cioè proprio una cosa obbrobria. Io proprio non lo sopporto. Antonella Elia, voce del popolo, la amo grande, continua così. E quindi è tutto, fan del GF VIP, fatemi sapere giù sotto nei commenti cosa pensate di questa edizione, dei concorrenti, di tutte le storie di cui vi ho parlato oggi. Io ho deciso di fare un secondo video sul GF VIP una volta finito, quindi vi ho fatto questo che più o meno siamo a metà percorso. Il secondo ve lo farò quando una volta concluso avremo anche il vincitore. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto e vi sia interessato soprattutto per i GFini. Iscrivetevi al canale che è importantissimo e mettete like a questo video. Seguitemi su tutti i social, Instagram e TikTok, e oggi vi aggiungo anche Twitter, perché io quando ci sono le puntate, raga, sto su Twitter, mi leggo tutto, perché raga è lì che c'è il vero trash. Quindi vi metto anche il link di Twitter, andatemi a seguire. Io come al solito vi mando un bacio enorme, vi preannuncio che nei prossimi settimane e mesi, sta avvicinando il Natale ragazzi, ci saranno un sacco di novità, quindi rimanete connessi e noi ci vediamo al prossimo video o al prossimo vlog. Ciao!